Il segno del cancro è un segno d'acqua cardinale, un segno che dà inizio all'estate. Un'acqua che comincia ad essere calda, che dà inizio a qualcosa, che muove qualcosa. Infatti il segno del cancro è governato dalla luna, proprio la madre della forma, quella che muove le emozioni, che muove tutto il nostro essere, il nostro divenire. Il cancro è fortemente legato alla famiglia, è legato alla memoria, è legato all'inconscio, è legato al passato. Proprio per questo Vicky Wall ha associato questo segno zodiacale alla bottiglia numero 13, che è la bottiglia che si chiama Cambiamento nella nuova era, generalmente associata alla carta della morte. La bottiglia numero 13 è chiaro su verde, quindi il cancro è invitato a trascendere la propria sofferenza, chiaro, e a contattare profondamente l'energia del proprio cuore per vedere tutto da una visione diversa rispetto al passato, che lo porta proprio verso la realizzazione di se stesso. Infatti il cancro ha proprio la tendenza a dare energia al gruppo, a dare amore al gruppo, a supportare il gruppo a scapito di se stessi. Nei tarocchi, nella Kabbalah, questo segno zodiacale è associato alla carta numero 7, la carta del carro, che nel sistema Rosoma ha un suo ritorno, che è la bottiglia 85, Titania. La carta del carro ci mostra proprio una persona che va verso un combattimento e che ha alle spalle una città. La città rappresenta la famiglia in cui veniamo. Noi nasciamo in una famiglia da cui dobbiamo evolvere, nel senso che dobbiamo trovare la nostra individualità, chi siamo veramente, la voce nel nostro cuore. E infatti la bottiglia 7, che si chiama la bottiglia del giardino di Getsemani, giallo su verde, è una bottiglia che mette a confronto la nostra mente giallo, le nostre conoscenze, il nostro senso di chi siamo con il verde, l'energia del cuore. E molto spesso all'interno del gruppo noi vediamo proprio questo grande conflitto fra quello che noi vogliamo, quello che ci è stato detto di essere importante. Se noi emulsioniamo questa bottiglia otteniamo il colore oliva, che è l'amarezza. Spesso questa amarezza ci porta verso una rassegnazione, ma quando l'amarezza diventa guida femminile del cuore ci può portare verso l'ascolto della nostra voce interiore e nel suo ritorno, nella bottiglia 85, turchese su chiaro, la capacità di contattare quella luce interiore che ci porta alla nostra consapevolezza, alla realizzazione di quello che siamo, di chi siamo. Infatti il turchese rappresenta proprio la capacità di esprimere veramente il nostro sentire e di non trattenerlo. Noi pensiamo che il cancro ha un guscio che è la sua protezione, che è la sua maschera, sotto alla quale c'è un corpicino molto delicato e molto fragile. Quindi in un certo senso anche noi possediamo questa fragilità e l'utilizzo di queste bottiglie ci può proprio aiutare a sentire, perché il cancro è legato all'io sento, sento nel senso del sento le emozioni, che non è un sentire distruttivo, uno tsunami emotivo che ci porta a grande conflitto interiore, ma che ci porta ad un nuovo inizio verso la nostra intuizione, verso l'ascolto interiore e quindi verso la realizzazione del nostro vero sé.